Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play di Hogwarts Legacy. Oggi siamo a Hogsmeade, è inverno, il bimbo sta giocando con la scopa e abbiamo un paio di missioni importanti che non si vedono dalla mappa, ma nelle missioni. E quella più importante, credo, è quella di imparare Bombarda dalla professoressa Owen e mo la andiamo. Poi abbiamo Polito della Morte, che è quella di Tick, e poi la dobbiamo fare. Ok, dobbiamo andare qua. Ah, e poi questa che cosa? E tic. Ma scusa, perché ci vuole fare andare qua? Andiamo qua. E poi qua. Ragazzi, siamo credo oltre alla metà della storia principale. Che abbiamo fatto le prime due prove dei custodi. Ce ne mancano altre due. E abbiamo preso una decisione, così lo ripetiamo. Anzi, ripetiamolo proprio bene. Allora, ragazzi, il modo con cui funzionano i livelli è questo qua. I livelli, ci sono 40 livelli nel gioco. Per arrivare a livello 40 dovete aver finito il 100% delle sfide. Quindi l'unico modo per livellare è far aumentare questo progresso generale qua sopra. Uccidere mostri, tutto il resto non serve più a niente. Il motivo per cui ogni volta che uccidete qualcuno vi dà un livello in più è semplicemente perché state facendo aumentare queste prove qui, nel senso che se per esempio adesso uccidiamo i prossimi 68 maghi oscuri che uccideremo, ci darà un po' di esperienza, ma il 69esimo mago oscuro che uccideremo non ci darà più esperienza perché questa qui l'abbiamo completata. Ah no, ci sta ancora questo da finire. Quindi facciamo con i goblin. Ci sono altri 73 goblin che ci danno esperienza e poi dopo non ce ne danno più. Quindi è abbastanza importante. E tra l'altro queste sono pure le sfide. No, le sfide non stanno qua dentro, le sfide stanno da qualche altra parte. Comunque la cosa importante è mandare avanti sta roba. Dobbiamo potenziare l'equipaggiamento, dobbiamo salvare un po' di animali. E questa qui è sbloccata, perché mi sa che si sbloccherà proprio con questa di tick che dobbiamo fare adesso. Però prima di tutto andiamo a frequentare proprio qua. La lezione di animali, questo è un Moonwolf. Un drago. Ostia! Incantesimi di sala Sarsaparte Verde. Raggiungimi nel sotterraneo. Ho scoperto qualcosa. Va bene. È ora per te di apprendere un nuovo incantesimo. Bombarda. Secondo me è buona Bombarda. Ora posso imparare Bombarda. Bene, te lo insegno a una sola condizione. Utilizzalo solo quando è necessario. Come immaginerai, l'incantesimo esplosivo può ferire le persone. Sii prudente nell'usarlo. Certamente, sì, certamente. Professoressa. Mi ricorderò della tua promessa. Ora, i movimenti della bacchetta devono essere precisi. Non vogliamo certo che ti esploda una mano. Su! Bei movimenti con la bacchetta e decisi! Ricordo, decisi. L'incantesimo esplosivo è instabile. Però questo incantesimo esplosivo non fa danni da fuoco, secondo me. Sono quasi certo. Bene. Ora mettiamo in pratica ciò che hai appreso. Vai e prova l'incantesimo sulle zucche. Le zucche? Dove sta? Bombarda. Ok. Siamo là. Bombarda! Questa non è una zucca, quella è una zucca. Un lavoro di bacchetta eccellente! Lancialo sempre così, con sicurezza e controllo. Casuale, deflagrazione, forse non dà fuoco, perché l'ho provato su quei mostri che gli devi dare fuoco, mi sa che non funziona. Eccellente, ora sai gestirlo bene. Visto? Perfetto. Grazie. Andiamo là sopra. Questo è uno dei posti che avrei voluto sempre visitare. Non ci siamo mai venuti. Vediamo che ci sta.
Ah, si entra. Revelio. E c'è anche una pagina, forse sta sopra tutto. Aspetta, andiamo. No, non sta qua, sarà sopra tutto. Questa mi sembra che si chiama Torre dei Gufi o qualcosa del genere. Non ci sono mai venuto, nemmeno con l'account con cui abbiamo fatto. Manco in live ci siamo mai venuti. Guarda qua! Goofy di Hogwarts. I goofy della scuola e quelli degli studenti vivono qui nella guferia di Hogwarts. Si suggerisce di procedere con cautela, tenendo d'occhio escrementi e scheletri di topoli gurgitati. Addirittura. Revelio! Ma qua ci sono tutte le razze di gufo. Madonna, qua ce ne sono. Aspetta, contiamo. Ce ne sono, credo, tre? Sì, ragazzi, ci sono solamente tre razze di gufo ci sono già. Perfetto. Andiamo qua sopra, vediamo che c'è soprattutto. Forse ci possiamo decollare da sopra. Revelio! Oh, 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 anche una statua levioso. Attenzione, attenzione. Levioso! Pagina. Secondo me, vedete, le statue levioso non danno più esperienza, perché le abbiamo prese. Controlliamo. Le pagine della guida pratica. Vedete, quelle di Hogwarts non ci danno più esperienza, perché questo qua l'abbiamo completato. Quindi solamente le Highlands e Hogsmeade ci danno esperienza. Però questo qui era buono, perché così finiamo la collezione. E naturalmente le pagine le trovate tutte quante giù in descrizione. Non c'è spazio per la calcatura. Oh, questo è un'altra cosa. Forse c'è un forziere. Revelio! C'è un buco. Andiamo ancora qui su. E poi ci sta un altro. Perfetto, anche questo l'abbiamo scoperto. Attenzione, adesso andiamo là sopra. Vedete queste tre. Questi tre pennacchi. Lì lo scopriremo verso la fine del gioco, che ci sta. Mentre qui non ci siamo mai venuti. Non puoi smontare qui. E perché? Però mi sa che non c'è niente. Forse non ci può. Questo è un posto che non ci possiamo arrivare. Forse all'interno del castello non ci fa fare niente. Perfetto, se non mi sbaglio, qui ci sta un'altra partita a bocce. Ma la facciamo un secondo. Eccola qua. Samantha Dale. Ciao Samantha. Vuoi giocare a Campo dell'Evocatore? Campo dell'Evocatore. Esatto. E sono piuttosto brava. Ci giocavo sempre con mio fratello, ma poi... lascia perdere. Iniziamo? Va bene. Sì, sono pronto. Giochiamo. Bene, allora cominciamo. Allora. Campo dell'Evocatore, partita 2. Accio! Qua ci stanno quei costi di acqua che si portano le palle. Guardate qua, se proviamo a far andare quella cosa con Accio dentro alla... Accio! Tiriamocela qua. Sensazionale! Accio! Però è sportivo, Samantha, non ti permettere... Scusa, come la facciamo a tirare quella? Ok. Accio! Oh, 100. Come lo batto quello? Accio! Questo qua ti va fuori, Samantha, ti va fuori? Ti va fuori, sicuramente. Va fuori. Ok. Dove avevo la testa? Te l'avevo pure detto, Samantha, che andava fuori. Ok, diamo quella. Basta fare accio, la lasciamo, abbiamo vinto. Samantha, ti devi allenare di più, mi raccomando. Beh, questione risolta allora.
In realtà potete anche bocciare le palle e far uscire la palla di questa fuori, per esempio, eh? Dopo la tua patetica esibizione contro Natti in classe, pensavo di poterti battere, ma mi sopravvalutavo. Hai sottovalutato me, facciamo o i meglio, buoni. Hai sottovalutato me. È stato quello il tuo errore. Non hai torto, ma un po' di sportività non ti farebbe male. So chi sarà la tua prossima avversaria ed è decisamente un osso duro. Buona fortuna. Okay. Anche questa. Ma questa qua c'è l'esperienza perché sono le missioni degli amici. Livello 29. No, andiamo a fare il polino. Le missioni di Tick sono quelle là più importanti per adesso. Anche se non c'è la magia, non è che ci serve a tanto. Ma ci deve uscire sta fede di magia. Mi sa che dobbiamo fare un po' di campi goblin. Allora, Tick, dove stai? Un attimo, vieni a parlare con Tick, per favore. Fatemi vedere, controlliamo una cosa. Allora, qua ci possiamo mettere un'altra specie di animale. E invece no, perché qua abbiamo uno naso. E abbiamo preso l'altra volta un Testral femmina che era pure... Qual era quello shiny che abbiamo preso? Togliamo sto snaso. Sposta l'inventario. La professoressa Awin non ci crederà mai. Verani. Uno. E due. Questo abbiamo preso shiny. Mettiamo questi shiny. Togliamo sti rospi. Ok. Perfetto. L'unica cosa è che... Poi per ricordarci dobbiamo fare in maniera un poco più intelligente, nel senso che metteremo quelli là grossi in uno solo o qualcosa del genere. Hai un momento? Vai, Tick. Ho avuto un'idea di cui vorrebbe parlarti. Ciao, Tick. Volevi parlarmi per caso? Sì, Tick si chiede se tu voglia imparare a costruire un recinto di riproduzione per allevare gli animali. Molto volentieri. Ma perché non dici mai dice ok? Salvare e allevare gli animali vanno di pari passo. E poi magari dici, ma come mai? I piccoli sono molto vulnerabili. Allevando animali qui nella stanza, potremo tenere al sicuro i piccoli. Capisco. Che cosa devo fare? Prima porta due esemplari nella stanza, un maschio e una femmina. Tick consiglia i Testral perché sono molto ricercati dai bracconieri. Nobili creature, malviste per via del loro rapporto con la morte. I bracconieri vanno a caccia di piume delle loro code. Ne ho già visti di Testral, ma dove posso trovarne una coppia qui in giro? Tick ha visto dei Testral selvatici poco lontano dalla tenuta di Hogwarts. Poi dovrai comprare una magiformula per il recinto da Tomi e Pergamene e trovare il materiale necessario. Dopo aver salvato Testral e acquisito la magiformula, vieni a cercare Tick. Ok, allora dobbiamo fare la magiformula. Dobbiamo andare a Hogsmeade. La vende questo qua che sta qua fuori, quindi ci dobbiamo teletrasportare qua. Chi è questo? Ok, quello lì è uno che ci dà una quest strana. La facciamo dopo. Dobbiamo decidere anche quando è che vogliamo girare tutto a Hogsmeade. Sto arrivando. Okay. In questi giorni. Tommy e Pergamene. Guardati intorno con calma. Ci sono tanti libri meravigliosi per stimolare. Allora, questo qui è quello che dobbiamo comprare. Ora posso evocare un recinto di riproduzione. Siamo tutto, meglio ragazzi. Tornare da Tick con i Testral. I Testral già ce li avremo tutti quanti. Questo qua lo vediamo direttamente. Fammi sapere se posso fare altro per aiutarti. Ma scusa, torna da Tick. Ma non dobbiamo anche cercare... Aspetta un secondo, fammi vedere. No, torna lì. Vabbè. Forse perché già li abbiamo presi. Nella partita che abbiamo fatto in live,
Non li avevamo ancora presi, mi sa, due Testral. Ho salvato i Testral e quindi ce li ha fatti andare a salvare. Ottimo! Per allevare i Testral devi solo liberarli nello stesso vivario in cui evochi il recinto. Poi usa il recinto per avviare il processo. Quando hai finito, torna da Tick. Va bene. Allora, dov'è meglio posizionarlo il recinto? Ma da qualsiasi parte, ma che... No, dai. Già un'altra cosa, la palude. La stanza non finisce mai di sorprendere Tick. Ora abbiamo anche il posto perfetto per quei Testral. Vieni da Tick quando li avrai fatti accoppiare. Ok, allora facciamo una cosa, ragazzi. C'ho un'idea. Guardate qua. Allora, ci siamo gli animali. Facciamo che tutti gli animali grandi li mettiamo dentro la palude. Quindi, qua togliamo alla morte, quest'altro. Non voglio farti del male. Lasciamo i fuper. Poi i gatti qua. Cosa di questi Knizzle? Ce ne abbiamo due. Mettiamo due kick Knizzle. Poi mettiamo questo snaso. Okay. Mettiamo pure i rospi. Perché i rospi non li abbiamo presi. Ok. Perfetto. Ma giusto per senza sapere né leggere né scrivere. Ma se facciamo così è... Confringo! No! Ho sbagliato! Mettiamo pure qua un coso di produzione. Eccolo qua. Quanto è grosso? Mettiamolo qua fuori. Vai, ok. Tanto ne possiamo mettere pure un altro da quell'altra parte. Mica si bugga il gioco. Interagisci. Questo. Fai riprodurre. Ok. Fai nascere animali diversi, dobbiamo far nascere 10 diversi. Ok. Te la cavi bene. Dico, vengo subito. Aspetta un secondo. Dovresti provare con i Testral che hai. Un momento. Speriamo che non ci dia fastidio. Pozione massima. Pozione focalizzante. Questo lo prendiamo. La malva per la Merlino. Mandragola ne abbiamo finite. Cioè ne abbiamo fine. Questo lo prendiamo. Tentacola. Pietre di luna, 1, 2, 3. Queste sono quelle più importanti. Poi andiamo nella palude. Nella palude dobbiamo anche... Vabbè, mo facciamo tutto. Allora, guardate qua. Innanzitutto mettiamo qui circa... Dobbiamo mettere questo. Perfetto. Un coso per giocare. Abbiamo messo. Qua ci possiamo mettere pure questo coso. Ok, dobbiamo mettere anche una mangiatoia tipo qua. Dobbiamo mettere il recinto di produzione tipo qua. Guarda quanto è grande. E poi dobbiamo mettere questo qui per giocare tipo qua. Ok. Poi liberiamo gli animali, così intanto questi qua vengono a mangiare. Quindi abbiamo detto mettiamo quelli da grossi, mettiamo due grifonzi ippogrifi, due unicorni, però sono due femmine queste qua, o due maschi, non sono dello stesso, di sesso diverso. E poi dobbiamo far accoppiare, abbiamo detto, questi qua. Ci serve un unicorno con la croce. Ok. Adesso, prima di andare avanti, dobbiamo andare a cercare, perché se no ci dimentichiamo, ragazzi. Qua ci stanno sicuramente tre scrigni.
Però non so dove stanno, perché non li abbiamo presi nella live. Ma saranno sicuramente in un posto più o meno. Qua ce ne sta uno. Ok, poi vento rialzato basso. Purtroppo questi scrigni non seguono la regola della triangolazione, quindi dobbiamo vedere un attimo dove. Qua. Reveglio! Da là non si va. Andiamo da qua dietro. Da qua? Forse si gira ancora più dietro. Prima sai che qua. No. È impossibile che non sei. Forse da quest'altra parte. Su questa isoletta. Revelio. No. No, 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 no. Andiamo là. Sicuramente uno sta da qua dentro. Non qua. In fondo qua. Cioè devono essere sicuramente tre. Che cazzo. È impossibile che hanno cambiato il pattern. Revelio. Andiamo da quest'altra parte. Ma qua ci sta una cosa. Ci mettono 30 minuti per riprodursi. Questo è un drago. Incredibile. Allora. Uno stava qua dietro. E l'abbiamo preso. Ma con il revenio, forse uno sta qua dietro. Da qua. Da qua non si salta. Revenio. No, sta là sopra uno, vedete, sicuramente. Solo che bisogna capire come fare ad arrivare, forse da qua. Uno sta lì. Forse un altro sta là sopra, sì, sta là sopra. Proviamo a risaltare dall'altra parte. Vediamo. Revelio. Ragazzi, se non sto qua è triste perché chissà dove sta. Forse si sale. Non si sale un po' di più. Allora, uno abbiamo detto che l'abbiamo trovato là sotto. E infatti sta là. E un altro dovrebbe stare qua teoricamente. Perché questo è un altro posto nascosto. E da qua non si scende. Aspetta, ricontrolliamo un attimo bene di qua. Saltiamo da quest'altra parte. Revelio. Non credo che sta di fronte. Non credo che sia da quella parte, perché da là non si prende. È una cosa che avremmo dovuto controllare. Era se Revelio faceva vedere dove stavano questi scrigni maledetti. Allora. Proviamo ad andare a vedere dall'alto. Forse dall'alto si scorge meglio l'ultimo scrigno. Da qua non c'è. Allora, vediamo dove potrebbe essere. Da là sotto. Aspetta, andiamo a vedere là sotto. Allora. Uno sta là. Uno sta là. Revelio. E un altro forse sta da qua. Allora, da qua già abbiamo visto. Prima salire sulla questa cosa.
Non so qua. Oh yeah. Guarda che strano poi, dove stavano gli scrigni ci stavano anche le luci. Non è che qua si può continuare in qualche modo. Tipo, si può salire qui. No. Revelio! Non sapremo mai se usando Revelio si vedono gli scrigni. Però sicuramente stanno dove stanno le luci. Qua ci sta un'altra luce. Vediamo se troviamo qualche altra luce. Là ci sta una luce, là ci sta una luce, però già ci siamo andati. Qua luci non ce ne stanno, però. Aspetta. No, quella è la luce dell'entrata. Qua c'è un'altra luce. Ci vediamo pure se è vero sto fatto delle luci. Ci sono un sacco di luci. Ah, vedete? Si sale sopra. È possibile che abbia la cosa delle luci? Dovevamo vedere se con Bombarda questo qui lo distruggevamo. Revelio. Ok. E sappiamo anche adesso che con Revelio si vedono gli scrigni. Facciamo Lumos. Lumos. Ok. Questa cosa delle luci è potentissima. La utilizzeremo nell'ultimo, perché si espanderà ancora la stanza delle necessità per far entrare altri animali. Perché non lo so. Però dobbiamo vedere gli animali che ci mancano. Quali sono? Aspetta un secondo. Tempo di riproduzione. No, questo dobbiamo aspettare. Intanto andiamo a vedere che penne ci mancano. Quali penne ci mancano? Al telaio. Allora, se volessimo far potere... Ci mancano quelle di rospo, però in rospo ci manca uno snaso. Snaso. I fuper li abbiamo presi. I mooncolf li abbiamo presi. Dobbiamo prendere solamente uno snaso. Ok, allora adesso andiamo qua, andiamo a prendere le ultime cose che ci mancano, così dovremmo essere in grado di potenziare tutto. Allora richiama, lo facciamo così, razionamento e cibo. Spazzolamento. Perché non posso interagire con questo animale? Spazzolamento. Perché sta ancora mangiando. Spazzolamento. Spazzolamento. Cibo. Spazzolamento. Piuma. Piuma. Abbiamo sbagliato. Questo è pronto tra un sacco di tempo. Richiamiamo questo. Manca spazzolamento. Poi vediamo ancora che cosa ci manca. Snaso, snaso. Chiama. Spazzoliamo. Quello Nizzo sta in gestazione, questo qua lo dobbiamo richiamiamo, spazzoliamo,
prendiamo. La prendiamo. Ah no, sta in cooldown. Stanno tutti quanti in cooldown. Questo è il piccolo di Kinisol, vedete? È pronto fra 17 minuti. Ok. Possiamo continuare a potenziare la nostra roba. E visto che ci siamo, facciamo anche un'altra cosa. Allora, dobbiamo fare il... No, dobbiamo fare equipaggiamento. C'avevamo un mantello che era meglio di quello che... 64 e 78, 21 e 27. Sì, ma mettiamo questo. Ok. E potenziamo tutto fino a quanto possiamo. Vediamo che non dobbiamo... Potenziamento. Questo qua. E ci abbiamo concentramento 2. Poi ci manca questo grafon che lo prenderemo alla fine, purtroppo. Ok. Questo potenziamo. Questo qua lo dobbiamo potenziare 2 volte. Bunkolf. Questo. Ah no, ci dobbiamo mettere anche la gemma, com'è? Concentramento 2. Ci possiamo mettere anche Expelliarmus. Estremamente aumentati. Questo qua dobbiamo andare a fare i Moonwolf. Mannaggia miseria, i Moonwolf stanno qua dentro. Questa è una parte abbastanza noiosa. Teoricamente dove sta tutto? Uno, due, tre. Vieni qua, dove vai? Chiamiamoli con questi. Allora, un colf che chiama. Questo facciamo così. Questo facciamo così. Questo facciamo così. Questo facciamo così. Togli. Circle. Guardate questi come sono contenti. Allora chiama questo. Dobbiamo far mangiare però. Questo qua. Ho sbagliato. E chiamiamo questo. Mangia. Questo qua. Raccogli. Questo è fatto. Questo abbiamo raccolto. Questo qua lo dobbiamo spazzolare. È una... Proprio è impossibile, ragazzi. Questo qua sta mangiando, credo. Questo qua richiamiamolo, raccogliamo, sono tutti in cooldown, perfetto. Lo dovevamo fare, ragazzi, perché potenziare roba è estremamente importante, soprattutto potenziarla a livello 3. E questo non lo possiamo, che ci vuole la finisce, che manco la possiamo prendere. Questo e questo. Adesso siamo abbastanza ragionevolmente più forti. Poi abbiamo messo delle sfide abbastanza nelle necessità. Dobbiamo far nascere 10 animali diversi e bisogna potenziare ancora l'equipaggiamento 15 volte. Vabbè, questo è facile. Poi dobbiamo salvare un sacco di altri animali. Perfetto. Missioni. Questo che è? Andiamo prima da Sebastian. Sebastian. Non è l'aula di pozioni.
No, 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 è l'ala di astronomia, il posto più vicino. Credo. E dobbiamo andare... Questo mi sembra che è quello più vicino al sotterraneo. Non mi ricordo se nel sotterraneo... Avanti, sussurramelo all'orecchio, non mi lascerò turbare. Come potrebbe essere? Ok. Questa è un'altra cosa che non capisco, perché hanno fatto che si carica? È molto strano. Spero che, visto il successo di questo gioco, il 2 saranno... ci metteranno ancora più impegno e sarà ancora più bello. Non crederei mai il nostro a cosa trittico. Ho scoperto. Cosa hai scoperto, Sebastian? Che cosa hai scoperto nel libro di incantesimi trovato nello scriptorium? Il libro di incantesimi di Salazar Serpeverde è stato difficile da interpretare, ma anche molto interessante. Evidentemente credeva che la magia oscura andasse insegnata a Hogwarts. Ai suoi tempi né la maledizione mortale né Imperius erano senza perdono. Riteneva che, in caso di necessità, gli studenti non dovessero temerla, ma essere pronti a utilizzarla. Ecco perché abbiamo dovuto usare Crucio per accedere allo scriptorium. Non voleva condividere la sua conoscenza con chi avesse paura della magia oscura. Mi sembra giusto. È stata dura, ma l'unica opzione era lanciare Crucio. Sono felice che l'abbiamo fatto, perché ho trovato anche dell'altro nel libro di incantesimi. Fa riferimento a un'antica reliquia che, se ho capito bene, permette di annullare le maledizioni causate dalla magia oscura. E credi che questa reliquia sia in grado di salvare Anna? Precisamente. Voglio cercare la reliquia, ma non dobbiamo dirlo a nessuno. Soprattutto a Infaustus. Non capirebbe. Non lo dirò a nessuno. Non c'è motivo di coinvolgere Infaustus. Infaustus qua dietro. Quando saprò qualcosa, ti dirò un gufo. E non sentirti in colpa per Infaustus. Tenere la cosa per noi è per il suo bene. Quello sta proprio là. Deciderò io cos'è per il mio bene. Infaustus, stavamo andando a prendere un po' d'aria. Ti unisci a noi? Lumos, sei un bugiardo, Sebastian. Ho sentito tutto. Avevi giurato che non avresti mai avuto più nulla a che fare con la magia oscura. Non è vero. Ho detto che capisco il tuo punto di vista, ma non ho mai giurato di smettere di cercare la cura per Anna. Non sai proprio quando è il momento di fermarti, vero? So benissimo quando non lo è. Non impicciarti. Devo andare. Parla con Infaustus. Mi rifiuto di lasciar perdere. Ha rotto anche il vaso. Infaustus. Infaustus, Sebastian non intendeva... So cosa ho udito. Sapevi che non sarei stato d'accordo. Cercare quella reliquia non è una buona idea. Sebastian non lo capisce, ma è tanto imprudente quanto lo erano i suoi genitori anni fa, ed è il motivo per cui sono deceduti. Vediamo che cosa è successo, così sappiamo qualche informazione di background in più. I signori Sallow erano professori. Trascorrevano tutto il loro tempo col naso nei libri nella biblioteca al piano interrato. Anne e Sebastian erano al piano di sopra quando è successo. Hanno sentito un botto e sono corsi di sotto, ma era già troppo tardi. I loro genitori erano accasciati sul pavimento. Una lampada difettosa aveva prodotto una tossina in odore che aveva saturato la stanza. Non hanno potuto fare niente. Non usavano ancora la magia. Che storia orribile. Già. Ecco perché non condivido l'imprudenza di Sebastian. Ho di fatto perso Anne. Non voglio perdere anche lui. Ti prego, evita quel libro come la peste. I riferimenti nel libro sono promettenti. Ciò che ha a che fare con Salazar Serpeverde sembra sempre promettente, finché non è troppo tardi. Mi auguro che Sebastian non vada oltre. Ma se credi che intenda farlo, ti prego di farmelo sapere. Per me è importante. Ok. Purtroppo questo gioco fa sempre così, ragazzi. Ci lascia le quest appese. Che è anche un casino poi metterle assieme. Questo bisogna aspettare un altro quarto d'ora. Andiamo da Poppy, va. Oh, dobbiamo arrivare fino a qua fuori.
Allora, facciamo così. E poi che cosa abbiamo detto che ci serve? Uno snaso. Uno snaso. Naso. E lo snaso più vicino sta qua. Andiamo a prendere... ne prendiamo due. Così non sbagliamo. Ne prendiamo uno maschio e uno femmina. Così poi dopo, una volta preso lo snaso, ci rimangono solamente due esemplari. Che però... non possiamo prendere, mi sa, fino alla fine del gioco. Ok. Tra l'altro, un esemplare. Scendi un attimo. È esattamente questo qui che sta... non riesco a spostare questo coso. Però è quell'animale quadrupede, con le corna e i baffi, che sta vicino a... all'ippogrifo, a destra. Quindi non è manco uno spoiler, perché ce lo spoilerà direttamente il gioco. Ci serviva un ippogrifo con la croce. Stanno qua gli ippogrifi, no? No, qua ci stanno i puffskin. E dove sono gli ippogrifi? Stavano, ah no, stavano tipo da qua, mi sa. Qua. Non gli ippogrifi, gli unicorni. Ok. Dopo li andiamo a prendere. Sì, facciamo pure questo servizio, così ci togliamo gli animali di mezzo. Allora, servono due snaso. Facciamo questa prova di Merlino? Facciamo. So riconoscere una prova di Merlino quando la vedo. Spazio dell'inventario, più punti esperienza, più flippendo. Ok. Flippendo qua. Flippendo. Ok. Flippendo. E flippendo. Ci siamo? Ok, uno è andato. Uno però sta là nel campo di banditi. E l'altro? No, quello non è un campo di banditi. Quindi sono due banditi appesi. Bombarda! Confingo! Ce l'ho fatta! Ho battuto una Swinder addirittura! Addirittura! Ah, sta dentro l'isola l'altro. Ok, vediamo un secondo questo come dobbiamo fare. Dobbiamo trovarne due simili. Facciamo anche il tutorial come si fa. Innanzitutto si fa girare questo qua fino a quando non escono due simili. Questo qua stava... dove sta? Da questa parte, quindi dobbiamo far girare... una volta che avete fatto combaciare due cosi, basta semplicemente andare dall'altra parte e farlo girare. Dobbiamo prendere la scopa, ma si può prendere la scopa così? Si può prendere. Vieni. Quel campo di banditi già l'abbiamo fatto. Ok. Quindi... questo qua. Flippendo. E poi altri due. Uno e due. Ok. Merlino a posto. Riso. Scusate, ma noi non eravamo venuti qua per gli snaso. Ancora non ci siamo arrivati negli snaso. Vai. Missione snaso. Allora, questo è femmina. Questo
Uno, due e tre. Non so se questo c'aveva la freccia. Dobbiamo prenderne uno con la croce adesso. Rebellion. Dove se ne è scappato quell'altro? Eccolo là. Ma questo pure la freccia tiene. Aspetta un secondo. Non mi ricordo nella stanza delle necessità che cosa c'era. Ma non ce ne stanno più di snaso. No. Proviamo ad andare da qua sopra. Quel campo già l'abbiamo fatto, però hanno fatto il respawn, vedete? Perché questo qua è il campo dove abbiamo preso la missione. Allora facciamo così, andiamo qua. Adesso sono le farfalle, vedi? Facciamo un attimo le farfalle. Dove sono le farfalle? Revelio! Questo è un altro po' di merlino. Facciamo anche la prova di merlino e poi dopo andiamo negli snaso. Ok, ci siamo, vero farfalle? Quarzo farfalle, che qua stanno tutti questi Inferius. Praticamente ci potremmo camuffare. Cosa intrusione! Accio! Bombarda! Confringo! Non la passerai, liscia! Confringo! Luci. Ok, visto che ci siamo, vediamo un attimo la mappa. Si sta proprio qua, ragazzi. Questo è pure facile, che bisogna sparare solamente 5 cose. Vai. Cosa hai in serbo? Revelio. Sì, facciamo. No, questo è diverso, ragazzi. Questo stavolta non bisogna distruggere, stavolta dobbiamo riparare. Ok, riparo. Dove sta? Riparo! Uno. Però non so quanti sono. Due. Tre. Quattro. Merlino stesso ne sarebbe fiero. Scusa, questa è la prima con Reparo che dobbiamo fare, che abbiamo fatto. Perfetto. Snaso. Dove stanno? Questi? E ci serve quello con la croce. Vai. Uno. Revelio. Croce, vero? Ora è là. Freccia. Croce. Lapis. Naso, non ce la farei mai a scapparmi. A sfuggirmi. È finito. Uno, due e tre. Già la miseria, avete visto? Come scappava? Ma qua che ci sta? No, questi sono Inferius, ma... Dobbiamo andare prima? E poi dobbiamo interrompere con Bombarda. Vai. Questo è un cettato. Ok. Confringo! Levioso!
Ragazzi, controlliamo un'altra volta, ma ammesso fatto che mi gira i cosi così, forse perché non avevo messo il target. Ok, il naso li abbiamo fatti, questo abbiamo fatto. Che cosa dovevamo fare, avevamo detto? Allora, dobbiamo andare un attimo all'unicorno. Questo qua non è un unicorno. L'unicorno sta qua, ci serve l'unicorno con la croce, sì, mi sa. Il problema dell'unicorno è che qua ci esce un unicorno alla volta. Mi sa che non sarà una cosa abbastanza semplice. Questa è un'altra, vedete questa cosa dei ragni qua? Questo c'è un corridoio che non finisce più. Lunghissimo, che è lungo quanto il Nilo. Che attraversa tutta la foresta proibita e anche di più, che è pieno di ragni. Tutti ragni. Ci siamo. Allora, vediamo un attimo da sopra. Revelio! Vedete che là sta l'unicorno? Una volta, però ce ne sta uno solo. Mo bisogna sperare che c'ha la croce. Glacius! Vieni qua. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ok. Dove scappa unicorno? Ma professore Sawin non ci crederà. Però una volta mi è capitato di averne trovato anche uno esattamente qua dietro. Ma non ho capito bene come fanno. Pensano i ragni. Ok. Abbiamo finito con gli animali, no? Sì. Allora, ora dobbiamo andare a prendere questo, questo, questo e questo. E prendiamo pure questo. Sì. Gli ippogrifi ce li ha dati direttamente il gioco, siamo a posto. Poi tra l'altro mi sa che questa quest di Poppy è pure bella. Questo è un altro campo goblin. Deve essere stato abbandonato molto tempo fa. Cosa? Giustamente il telescopio sta soprattutto pure notte. Uno di quei tavoli menzionati dalla professoressa Shah. Ok, sicuramente zoom out. Ok, quello là è la testa. Questa sarà la costellazione del verme. Uno. Serpente. Dragone. Vabbè, dai, però. Ok. Andiamo avanti. Dovremmo fare pure le prove di Vernino, ma non le facciamo, abbiamo detto. Prendiamo i teletrasporti, perché poi dopo è più semplice spostarsi. Poi c'è un teletrasporto, non ci dovrebbe essere pure qualche cosa ogni tanto. Dopo per venire a fare questo campo abbiamo già il teletrasporto qua. Poi se escono qualche altro condizionabile. Ma qui dobbiamo incontrare qua dentro. Questa cosa qua. Là c'è il campo. Prendiamo questo. E poi andiamo da Poppy. Perché quell'altro là ci sta un po' di roba da fare. E in più già abbiamo un teletrasporto che è più vicino ancora. Qualunque cosa. Me lo sento, ragazzi, me lo sento. Se una cosa mi bombarda! Confringo! Stupido! Le dio! Expelliarmi! Defingo! Ora da! Io mi cielo! Il boy a Schwinder sottosti, ragazzi. Toglieteli di mezzo direttamente. Expelliamo. Oh. Peccato che nessuno mi abbia visto. Revelio. Ok, leggendario. Erbologia 1, ma dai. Ma non è possibile, è un vero schifo. Ok, dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare là.
Questa cosa di atterraggio. Siamo atterrati. Ci sono pure i palloni qua sopra. Andiamo. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Questo qui è un villaggio che forse bisogna liberare, non sono sicuro. Come dico sempre, viaggiare. Sì. Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Come potrebbe rivelarsi pericoloso? Questa qui è la torre dove siamo venuti con il professor Fitz per fare la prima prova. Lezione di astronomia. Ah, i requisiti. Revelio! Vedete qui, ragazzi, qua ci si può venire solamente se c'hai Halo Mora 3. Ma forse ci possiamo atterrare. Sarà meglio usare questo tavolo di astronomia quando sarà buio. Ok. Conoscendo Amit, è probabile che abbia studiato qui. Ma no, questo è difficile. Non c'è niente di... Forse questo qui? No. Ah, eccolo, ce l'ho. Queste due dei piede sinistro qua. Centauro. Ok. Adesso possiamo andare da Poppy, vero? Non ci sta più nient'altro. La farfalla è qua. Andiamo da Poppy. Poi dopo... Tanto ci stanno un sacco di altre cose da fare qua dentro. Ci sta tutto. Ci stanno gli scrigni e tutto il resto dentro il borgo. Questa piattaforma di atterraggio l'abbiamo fatta perché penso che. L'abbiamo fatta, vero? Quando è accesa dovrebbe essere fatta. Le piattaforme di atterraggio non sono certo che vengono mostrate sulla mappa. Alla forte sta bene? Natti mi ha detto cosa avete fatto. Alla forte sta bene. La tengo d'occhio io. È al sicuro, Poppy, non preoccuparti. Bene. La voglio lontana da qualunque cosa stiano facendo i bracconieri. Hai detto di avere notizie sui bracconieri e che in parte hanno a che fare con me. Sì. Li ho sentiti parlare nella testa di porco e... Tu lo sapevi che Victor Rookwood ha dato loro l'ordine di catturarti. Dici che abbia qualcosa a che fare con ciò che è successo ai tre manici di scopa dopo l'attacco del troll? In un certo senso sì, ma al momento mi preoccupa di più ciò che hai sentito dire dai bracconieri. Va bene, ma se posso fare qualcosa per aiutarti, fammelo sapere. Te lo devo dopo ciò che hai fatto per Alaforte. Hai mai sentito di una certa sala dello spinato? Temo di no. Perché? Che cos'è? Il più grande segreto dei bracconieri, pare. L'hanno nominata due volte, ma non sono entrati nei dettagli. Non facevano che vantarsi di tutto l'oro che stavano guadagnando, senza dubbio a scapito di creature innocenti. I bracconieri hanno accennato a quest'area e pensavo che se cercassimo un po' in giro potremmo trovare indizi sulle loro attività. Se mai incontrassi la nonna, tutto questo non è mai successo. Ok. Non preoccuparti, Poppy. Dovessi incontrare tua nonna, non le dirò nulla. Di solito le dico tutto. È la mia migliore amica dopo la forte, ma sa fin troppo bene cosa penso dei bracconieri. È preoccupata che possa fare qualcosa di sconsiderato. Chissà chi le avrà dato l'idea. Di qua. Ok, andiamo. Vai, Poppy. Ah!
Un centauro. Fai attenzione. Ce ne stanno tutto tre. Un castello in cui aggirarvi e venite a farlo qui. Non siamo in cerca di guai. Vorremmo semplicemente passare. Ci prendete per sciocchi? Credete che non abbiamo notato che siete sempre di più qui in giro e in combutta coi bracconieri? Non abbiamo nulla a che vedere con loro. Anzi, vorremmo fermarli. Spero per il vostro bene che sia così. La nostra specie sta perdendo la pazienza con i bracconieri e i loro aiutanti. Poppy, che dobbiamo fare? Passiamo? Che gran simpaticone. Sarebbe potuta andare peggio. I centauri non amano molto la stirpe magica. E i bracconieri di certo non aiutano. Ma perché pensava che avessimo a che fare con i bracconieri? Ho visto i bracconieri parlare con alcuni abitanti di Hogsmeade. Non so il motivo. Forse è per questo che i centauri sono sospettosi. Oh, perché dobbiamo fare qua? Ci sono i laghetti con i cervi. Ehi, una là. Action! Questa volta che vedo un bug bug agire in maniera così violenta. Sembra che molti animali ultimamente siano più aggressivi del solito. Come mai? L'ho notato anch'io. È come se ci fosse qualcosa nell'acqua. Qua c'è un campo. Ah, forse questo è un campo di... come si chiama? Di bracconieri. Che... strano. Cos'è? Non ne sono certa, ma guardati in giro. Se i bracconieri sono stati... Rebelli! Forse possiamo scoprire perché. Ok. Tracce dei bacconi, indiano, indiano, indiano. Andandosene, non hanno portato con sé le gabbie. E le pelli pure hanno lasciato qua. Pelli. Poveri animali. E il fuoco acceso, ne sono andati da poco. Ancora. Non devono essere andati via da molto. Ragazzi, sto diventando anche io un esperto Sherlock Holmes. No, bene, devi prendere queste forzine. C'è una tre gol. E questo qua che roba è? Questo è metallo goblin. Sembra fuori luogo qui tra i bracconieri. Devo parlarne con Poppy. Poppy, vieni qua. Trovato niente di interessante? I bracconieri sono stati qui. Vedo tracce ovunque. Ma ho trovato anche una cosa di fattura goblin. Io ho un'armatura goblin. Continuiamo a cercare, ma fa attenzione. Merlino solo sa cosa stanno combinando. Poi continuiamo a cercare, ho trovato tutto. Brutto presentimento. Revelio! Ah, segui Poppy. Poppy, forza. Quali interessi in comune hanno goblin e bracconieri? Guardate com'è bello il castello, ragazzi. Questo ci facciamo. Guarda, lo screenshot della puntata. Bracconieri, sicuro. Non ci sono animali, però. Cosa ci fanno qui? Dobbiamo avvicinarci e capire. Non saranno felici di vederci. Usiamo una disillusione? O forse Poppy, non mi fare fallire la missione. È difficile dirlo da qua. Facciamoci un'idea migliore del terreno. Faccio! Confermo! Meglio spostarsi. Torna qui. Confermo! Bombarda! Expelliarmo! Canaglia! Difendo! Glacia! Che ci puoi prenderle ancora? E non ho ancora... Che ne dici di finire quello che abbiamo? No! Miserabile erbaccia. Confringo! L'agnellino è tornato nella tana del lupo. Expelliamo! Dipindo! Ermerlino, ma che succede? Revelio! Sembra che debbano difendere il ministro della magia in persona. Addirittura. C'è solo un modo per scoprirlo. Ah, bisogna fare il riparo sul ponte. Ok, riparo ce l'abbiamo pure. Riparo. Avete visto che abbiamo fatto la prova di Merlino. Poppy, che diviene? Ci vuoi saltare addosso? Revelio!
Ah, si salvi qua, 89 gol. Questo. Tenda dei bracconieri. Guardate ragazzi, questa è una tenda piccolina. In nome di Merlino. Cosa? È bellissimo, guardate là, ci sono i draghi dentro che combattono. Questo ci vorrebbe come screenshot della puntata, però il problema è che se ci mettiamo questo, poi facciamo lo spoiler perché non va bene, quindi ci mettiamo il castello innevato. Ok. È un'arena di combattimento per draghi. La sala dello spinato. Ora dello spinato. Niente senso. E la segretezza. Visto quanta gente c'è qui, non mi stupisce che ci fossero così tanti bracconieri in giro per Oxley. Raccoglievano le scommesse. Come possono divertirsi così? I centauri hanno tutto il diritto di essere disgustati dalla stirpe magica. Devono esserci altri draghi qui. I bracconieri sono troppo ingordi per avere solo due draghi in un'arena. Approfittiamo del fatto che tutti gli occhi sono sul combattimento per ispezionare in giro. Ma con discrezione. Nessuno deve accorgersi di te. Ok, con discrezione. Ah, però nessuno deve accorgersi di noi. Ok, andiamo con discrezione. Non so come sia venuto in mente a Victor. Frutti custodatus. Andiamo per di qua. Però Poppy, spostati. Là c'è scritto entrata solamente per col biglietto. Vediamo i draghi però. Guarda là come stanno combattendo. C'hanno il collare come quelli lì che c'aveva il drago, come quello che stava nella tenda dei bracconieri fuori, e il drago dei che ci ha attaccato all'inizio quando stavamo sulla su Caresse volante. Revelio, qua c'è un guerriero. Hai notizie della tua famiglia? Siamo qua dietro. Ci uniranno alla nostra causa? Dicono che ci spingiamo oltre e che la violenza non ci farà ottenere nulla. Io dico che se ogni singolo mago finirà a pezzetti, la violenza mi avrà fatto ottenere proprio quello che... Custodatus, Revelio. Beneti Custodatus. Bracconiere Seguggio. Revelio. Bello, una stregone stravagante. Ma qua possiamo uscire pure a vedere i draghi. Guardate quanto sono grossi. È una figata. C'è una specie di nebbia che forse è un effetto voluto perché sarà a polvere. Babbo. Andiamo avanti, dove dobbiamo andare? Allora, da sopra c'è la scaletta qua. Qua si vede ancora meglio. Aspetta. Questo pure è un ippogrifo. Però penso che le animazioni saranno un numero limitato. Si stanno studiando i draghi. Sì, questa, quella lì già l'aveva fatta prima. Ok. Andiamo avanti. Poi sono 1, 2, 3, 4, 5. Qua ce ne saranno parecchi. Hai sentito quei goblin? Raro che i bracconieri devono essere in combutta. Allora, con Poppy, dietro di te sta accadendo qualcosa. Che succede laggiù? Un super drago. L'avranno appena catturata. Si sta ribellando con tutte le sue forze. Ma è una lotta impari, fin tanto che è incatenata a quel modo. Diamole un forte, che dici? Ok ragazzi, stavolta davvero uomo. Vai. Revelio! Guarda, hanno un uovo di drago. Dall'aspetto direi nero delle Ebridi. Non possiamo lasciarlo qui, chissà cosa ne farebbe. Sono tutti neri delle Ebridi qua, i draghi. Ok.
Però perché andiamo così piano? Bello. Ok. Mio delle ebridi. Alo Amora. L'elemento sorpresa ci regalerà solo qualche secondo. Elemento sorpresa? Mettiamoli al massimo. Al massimo? Ci ha preso, mannaggia la miseria. Dobbiamo tirare giù quello. Siete pronti? Ce ne sta un altro là sopra. Due. Ma no, dovevamo prendere quelli là sopra. Se penso a perdere tempo con te. Stavamo proprio cercando. Ma ti faccio un superaccio, un bracconiere animale. È morto? Caccio? Confringo! Bomba! Protetto! Stupidissimo! No! Lato! Definito! Stupidissimo! Chi è rimasto? Quello. Vieni qua. Tutti e due. Il secondo è stato... Ma non è vero che non c'è tempo. Aspetta, fammi prendere questo. Non arrivano altri, non arrivano. Non lo preoccupare. Tutto calcolato. Accio. Vabbè. Accio. Confringo. Che è bloccato. No, ragazzi. Confringo. Accio. Meno male. Forse è stata una pessima idea. Beh, lo scopriremo presto. Ma belli, qua ci sta il drago dietro di voi. Non me ne siete accorti? È pure ingrassato nero. Questo se lo mangio. Incendio però non si cassa così lontano, Questo ci voleva confringo se voleva farlo là sopra. Vieni.
Bella questa missione. È assolutamente mozzafiato. Quello era un nero delle Ebridi. Credo che l'uovo appartenga a quel drago. Non credo sapesse che avevano un suo uovo. Non se ne sarebbe andata senza. E adesso? Non ci ha di certo lasciato il suo indirizzo. Non so. Oggi sono successi solo eventi inattesi, dai goblin all'arena. L'ultima cosa che mi aspettavo era di trovarmi con un uovo di drago. E i bracconieri ci hanno visti, non va bene. Si vendicheranno? Dovremmo aspettarci dei guai dai bracconieri, visto quello che abbiamo appena fatto? Sarebbe da stolti non aspettarsi guai. Non sono dei tipi tolleranti. Mi dispiace dirtelo, ma ora ti daranno ancora di più la caccia, visto quello che abbiamo fatto. L'uovo? Visto che il drago che abbiamo liberato è volato via, vuol dire che possiamo tenere l'uovo? Sicuro è meglio in mano nostra che dei bracconieri, almeno per ora. Ma non dovremmo tenerlo per sempre. Sarà difficile nasconderlo a lungo alla professoressa Weasley. Non stiamo facendo niente di utile stando qui. Mettiamoci in salvo, poi risolveremo la questione. Hai ragione. Se c'è qualcosa che i bracconieri sanno fare è seguire una preda. In questo caso, noi. Fai attenzione, d'accordo? Ci rivediamo al castello. Va bene, ciao papi. Vai, vedi? No, possiamo scompare, vedete? Come ha fatto un attimo l'altra volta. Non scompare. Non ha piedi per la foresta proibita. No, scompare. Nuova missione disponibile. Questi qua ci danno trasformazione. Oggi dobbiamo solamente finire il coso della morte qua. Nella prossima puntata incominciamo con quella missione lì, che è abbastanza semplice. Allora, dobbiamo andare nella stanza di necessità, perché il bimbo dovrebbe essere partorito. I bimbi. Ne abbiamo fatti fare tre, vero? È tempo di imparare l'incantesimo trasformante. Completa gli incarichi assegnati, che sono certa si riveleranno utili anche per completare la guida pratica. Quindi partecipa alla mia lezione per apprendere il nuovo incantesimo. Dopodiché discuteremo dei progressi che hai compiuto finora. Ma qua non abbiamo messo... che scarsismo, un'altra volta. Non abbiamo messo il coso per fare i bimbi. Allora, vediamo che animali ci stanno qua dentro. Qua sono tutti giusti, no? Ci sono due Moonwolf maschio e femmina. Ci sono due Jobber Knoll maschio e femmina. Due Puffskin maschio e femmina. E due Dirkhall maschio e femmina. Perfetto. Facciamo riprodurre qualcosa, perché li dobbiamo riprodurre un Dirkhall. Bene, ne dobbiamo fare altri 10. Altri 7. Spazzola e sfama il piccolo di testa. Dopo lo facciamo. Allora, qua invece vediamo come siamo messi. Vestisci animali. Qua ci sono due di questi. C'è uno snaso e c'è il piccolo di Ninsol. E lo snasol è con la freccia, quindi ci dobbiamo mettere questo qua. Adesso possiamo far riprodurre anche gli snasol. E questo qua ce lo vendiamo. Calmati, non voglio farti del male. Facciamo un altro di questo. Intanto vedete, questi qua stanno venendo a mangiare. Così, non lo facciamo adesso. Così dopo dobbiamo solamente... Questo è lo snaso che abbiamo appena liberato. Ok, dobbiamo andare dal piccolo di Tesla. Destral. Qua invece dobbiamo, ci sono un unicorno, lo dobbiamo togliere. Questo ce lo andiamo a vendere. Mentre questo qua con la non ti farò male. Lo mettiamo. Quindi ci sono
Questo lo dobbiamo spazzolare e poi dobbiamo mettere, possiamo mettere altri due animali. La roba qua la possiamo vendere tutta quanta. Unicorno, unicorno. Ci sta solamente questo piccolo di testa che dobbiamo spazzolare, quindi facciamo così. Uno, due. Prestigio animali, richiamo questo. Richiamo questo. Cosa? Eccolo qua. Spazzoliamo. Andiamo alla prima. Devo dire a Tick del Testral appena nato. Ma questo qua ce lo vendiamo? Ce lo vendiamo. Mi prenderò cura io di te. L'abbiamo appena fatto nascere, l'abbiamo portato via dalla famiglia. Ok, facciamo un piccolo unicorno come il prossimo animale. Così ne mancano altri 6. Ah, guardate ragazzi, se qui prendete, aprite questo, cacciate un pallone. A un certo punto vanno tutti quanti a giocare col pallone. O perché forse è uscito là, ma tipicamente va un sacco di animali ci vanno a giocare. Questi sono un po' asociali forse. Dentro questo recinto, visto che abbiamo messo tutti gli animali grandi, ci mettiamo anche quegli altri là più grossi, grossi, grossi. Tic! Abbiamo fatto nascere il bimbo. Ciao, Tic. Ti farà piacere sapere che è nato un piccolo di Testral. Che bello avere altri Testral nel nostro mondo. Sono animali molto fraintesi. Mi dispiace che anche tu possa vedere i Testral. Tic è fortunato a vedere animali tanto maestosi. Ma a volte preferirebbe di no. È colpa di Tic. Perché dici che è colpa tua? Anni fa, il padrone di Tic gli ha ordinato di catturare una fenice che aveva visto su un dirupo. È l'animale più raro di tutti. E soprattutto ci dà i potenziamenti di terzo livello. Più bello, e ha implorato il padrone di lasciarla in pace. Tic ha esitato a scalare il dirupo come da ordine e ha dovuto punirsi da solo. Mentre Tic si puniva, il padrone si infuriava sempre di più. Frustrato, ha usato la magia contro la fenice. Forse la fenice proteggeva le uova, perché è piombata giù spaventata e furiosa. Il padrone è caduto dal dirupo prima che Tic potesse raggiungerlo. Tic è rimasto a punirsi in cima al dirupo per giorni, finché Tobbs non l'ha trovato. Il tuo padrone ha avuto ciò che meritava. Io direi che il tuo padrone ha avuto ciò che meritava. Tic non voleva che qualcuno si facesse male, né la fenice, né Tobbs e nemmeno il padrone. Spesso Tic si chiede che cosa ne sia stato di lei. Tic è fortunato. Ora è a Hogwarts e ti aiuta a salvare gli animali. Forse può fare ammenda per il passato. Ah, non siamo riusciti a passare al livello 30. Ragazzi, pensate che mi sembra che abbiamo finito il gioco a livello... Eravamo a livello 31 quando abbiamo finito il gioco con l'account in live. Nuovi di astronomia, riscatta ricompense. Combattimento. Sconfiggi gli inferi. Forse dovremmo andare... Ma forse esplorazione è quello che ci serve di più. Magia antica, altri 3. I palloncini, altri 3. Queste ce ne sono un sacco che ce ne mancano. Quello di Merlino, che stiamo facendo. Topi di astronomia. E i segreti di Hogwarts. Questo si fa, l'ultimo si fa con la storia principale. Ragazzi, non ci fermiamo qui per oggi. Perché secondo me abbiamo l'inventario pieno. E poi anche un'altra cosa. Aspettate un secondo, ragazzi. Andiamo a prendere... polvere di stelle, questa pietra di luna, i cavoli, e poi dobbiamo fare anche un'altra cosa, l'inventario. Purtroppo ogni fine di let's play bisogna fare l'inventario. Dovresti andare fiero delle pozioni che hai distillato. Chissà quanto sono più forte. Forse è ora. Secondo me ogni 5 livelli, questo è 23, questo è 29, perché vede da 65 a 90 è un sacco. Eh no, è equipaggio.
Questi qua li vendiamo. Questo non si può fare niente. Da 29, da 78 a 87. Disarmo 3. Questo potrebbe anche bastare. 29, beh, non ce lo vendiamo. Perché non sono sicuro se dobbiamo fare altre piume. 72 a 80. Ok, dobbiamo solamente potenziare questo. Più quanto? Tic non ha. In realtà i potenziamenti potrebbero pure fare, perché non costa niente. L'unica cosa che costa è il tempo di andare a fare i peli qua di Moonwolf e tutta questa roba. Ok. Questo ce l'avevamo, abbiamo detto. Ci serve concentramento 3. Ragazzi, noi facciamo una cosa. Noi ci vediamo nella prossima puntata. Io vado a fare da mangiare un attimo a tutti quanti. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo Let's Play di Hogwarts Legacy. Ciao!